Il circolo PD Guido Faletra ha riassunto in un documento dal titolo Cittadini per Costituzione anche a Caltanissetta il risultato di una serie di ricerche effettuate sul territorio che riguardano il lavoro, la povertà economica ed educativa, la salute e il sistema dei collegamenti stradali e delle infrastrutture e che quindi toccano i diritti e la vita dei cittadini del capoluogo nissano e della provincia intera. Un territorio che si spopola di giovani con conseguenze rilevanti sul piano economico e sociale, che crea un impoverimento del territorio, che ha meno imprese, meno lavoro e meno reddito prodotto. Altra conseguenza evidenziata nel documento riguarda il crollo del valore degli immobili a partire dalle abitazioni. Sarebbe così diminuita quindi la ricchezza complessiva ed aumentata la spesa sanitaria e di welfare, cioè il sistema sociale che vuole garantire a tutti i cittadini l'accesso ai servizi sociali ritenuti indispensabili. Il documento sottolinea la riduzione delle dinamiche di innovazione sociale, del potenziale creativo del territorio sempre più economicamente impoverito e con meno imprese. Quattro i punti affrontati: il buon lavoro per produrre lavoro, le politiche contro le povertà educative, tutela della salute, infrastrutture, mobilità e sistema viario. Con questo documento il Circolo Faletra inizia a mettere a sintesi un lavoro lungo di ricerca e di elaborazione sui problemi della città e i problemi del territorio. Ci siamo detti tante volte che questo territorio vive una condizione di declino e di spopolamento, di abbandono da parte di tanti giovani e tante giovani, di invecchiamento. È un territorio in cui tante imprese chiudono, tante persone faticano a trovare lavoro o anche a trovare servizi all'altezza dei loro bisogni. Abbiamo pensato a delle proposte che vogliono provare ad invertire la rotta. La risposta la chiediamo innanzitutto all'amministrazione locale. Gliel'abbiamo chiesta già i primi di marzo, chiedendo al sindaco di non preoccuparsi di rimpasti, di ridefinizioni dell'asse politico della sua giunta, ma chiedendogli di concentrarsi sui problemi della città. Abbiamo individuato questi problemi perché pensiamo che i diritti delle persone siano il primo problema da affrontare e da risolvere con un loro pieno riconoscimento. E quindi all'amministrazione chiediamo di farsi promotrice di alcune di queste proposte, di discuterle, di approfondirle, di confrontarsi con noi per provare a realizzarle e anche di essere protagonista di una battaglia con le altre istituzioni, con l'istituzione regionale soprattutto, per far sì che alcune di queste proposte possano essere effettivamente realizzate e possano rispondere ai bisogni delle persone. Una richiesta chiara che attende pubblicamente risposte dalle istituzioni.